Resident Team. Un evento rievocativo particolarmente suggestivo, quello che si è svolto lo scorso 19 maggio a Napoli, sul lungomare Caracciolo e negli spazi del Tennis Club Napoli. Magistralmente curato dal Motor Club Casco Azzurro, presieduto da Paolo Scudieri, il concorso d'eleganza è stato dedicato alla celebrazione del 60° anniversario dell'ultimo Gran Premio di Posillipo, svoltosi dal 1934, quando si chiamava ancora Coppa Principessa di Piemonte e trionfò Tazio Nuvolari su Maserati, al 1962, quando le Ferrari Dino 156 di Willy Meyres e Lorenzo Bandini sbaragliarono il campo doppiando tutti i 15 avversari. Nell'impossibilità, a causa del dissesto del fondo stradale, di rivivere i fasti del passato sulle strade del circuito cittadino originario, gli organizzatori hanno deciso di allestire l'evento rievocativo in una cornice diversa, ma altrettanto bella, regalando un autentico spettacolo dedicato al motorismo storico. In mostra 44 macchine d'epoca, divise nelle categorie anteguerra fino al 1965, fino al 1995 Racing. Queste ultime, integrate anche dalla presenza di alcune supercar moderne, Ferrari e Lamborghini in testa, hanno avuto anche la possibilità di esibirsi in un giro a circuito chiuso, suscitando stupore e ammirazione tra gli spettatori. Su una delle auto della categoria Racing, la Ferrari 488 con cui Scudieri gareggia nel Challenge Ferrari, ha preso posto anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Sempre tra le auto del comparto racing non sono mancate autentiche perle, tra le quali una Escape Formula 1 degli anni 70 della collezione Turizio. La giuria del concorso Casco Azzurro ha premiato tra le auto da competizione la Delta S4 del RAC 1985 che la Lancia affidò a Mark Allen e al suo navigatore Kivimäki. Un'altra Lancia, la vetusta Artena del 1934, guidata dal proprietario Teodoro Cotumaccio, ha vinto il premio destinato alle auto del periodo anteguerra. A completare il dominio del marchio Lancia, l'Aurelia B24 America dei principi Carlo e Gabriele De Bonis, impostasi nella categoria fino al 1965. Rarissima è anche l'auto che ha vinto il premio nella categoria fino al 1995, ovvero la Jaguar XJ220 della collezione Turizio. L'ambito riconoscimento Best of Show è stato appannaggio della Rolls-Royce 2025 Sedan, carrozzata Hooper del 1933, un capolavoro d'eleganza e di innovazione meccanica, prodotta in appena 16 unità, recentemente acquistata all'asta da Paolo Scudieri. La manifestazione ha reso omaggio anche a Piero Nappi, straordinario gentleman driver napoletano, e al fratello Ciro Nappi, storico fondatore della scuderia Vesuvio. Riconoscimenti alla carriera sono andati anche a Mimmo Lobello, già delegato XAI per la Campania, e a Pasquale Cilento, che ne ha ereditato il ruolo in AC Sport. Premi alla carriera sono andati inoltre a Luciano Culotta, fondatore dell'Autotecnica Veloce, e a Giancarlo Bruno, noto ingegnere di pista, indimenticabile il titolo mondiale vinto con Gabriele Tarquini e commentatore dei Gran Premi di Formula 1 per la RAI. Particolarmente significativo l'omaggio a Mennato Boffa, unico napoletano vincitore del Gran Premio di Posillipo nell'edizione del 1960. A ritirare il casco azzurro alla memoria, ma anche per l'intera carriera, sono stati i figli Vito e Luisa. Resident Evil.